Conferenza stampa di chiusura del calciomercato dell'amministratore unico, direttore generale, l'avvocato Vincenzo Totaro e del direttore sportivo Raffaele Dubino. Buongiorno a voi. Buongiorno. Buongiorno. Direttore Dubino e avvocato Totaro chiedono sul mercato, è stato svolto un ottimo lavoro con un giusto mix. Nella lista over ci sono ancora posti disponibili. C'è possibilità che si possa ricorrere a qualche svincolato? Rispondo io? O rispondi tu? No, rispondo io. Penso che sia stato fatto un gran bel lavoro. Questo va ringraziato la proprietà che mi ha dato questa opportunità, l'avvocato che mi ha portato qui e ha voluto fortemente rigenerare e ricreare un nuovo percorso. Si è fatto un mercato, ripeto, importante con un giusto mix, cercando giovani di valore e di prospettiva, di cui siamo molto contenti e orgogliosi, e quei giocatori che nella categoria avessero un senso vero e una grande forza, grande spirito e grande determinazione. Anche se rimasta, non è un obbligo occupare le caselle mancanti, perché potrebbe essere anche un eccesso, una difficoltà. Sicuramente sappiamo che c'è questo spazio, possiamo pensare di poter operare se ci fosse una possibilità di uno svincolato in qualche reparto, ma non è una necessità assoluta. E generalmente sono abituato a lasciare comunque una casella vuota perché durante la stagione o purtroppo può succedere qualche incidente di percorso e avere una casella vuota può essere un'opportunità per rimpiazzare qualche in questa evenienza, rimettere a posto. O anche se capita qualche occasione, e capita sempre qualche occasione post mercato, Certo. no? Qualcuno che rimane fuori dai giochi, vediamo che cosa succede. Avvocato, mi chiedono invece di Gomez, ieri non è stato presentato, si deve pensare ad un addio. Vediamo, stiamo valutando insieme al calciatore, gli sono capitate anche altre richieste provenienti anche da altre federazioni. Vediamo che cosa succede, ne continueremo a parlare oggi, cercheremo di venire incontro alle esigenze del tesserato e ovviamente anche a quelle della società. Gaetano D'Onofrio il mattino, Davide Soccavo Stabia Channel, sempre per l'avvocato Totaro. Quanto è stato difficile coniugare bilancio e campagna acquisti? Un suo giudizio finale. È stato travagliato, è stato un periodo secondo me il più difficile vissuto almeno per me negli ultimi anni, perché ovviamente ci siamo scontrati con quelle che è il post, almeno in questo periodo, il post pandemia. La situazione socio-economica purtroppo non è migliorata, anzi ritengo che avremo ancora delle ripercussioni, almeno nei prossimi mesi. Le aziende, anche le aziende partner, non hanno ripreso al 100% i loro ritmi lavorativi, quindi dobbiamo essere comprensivi. Questo vale anche per la proprietà, che ha fatto uno sforzo importantissimo. Anzi, devo ringraziare il presidente Andrea Langella e il fratello e socio Giuseppe. Non è stato facile, non è stato facile perché l'impegno chiesto, richiesto è stato importante. Devo essere sincero, è stato fatto un grandissimo lavoro di squadra con il mio amico Raffaele Rubino, che è il nostro direttore, con la proprietà. Alla fine abbiamo fatto quadrare le esigenze economiche, almeno i diktat che avevo imposto all'inizio per poter far quadrare i conti con quelli tecnici. Devo dire, e questo Raffaele me ne può dare atto, abbiamo raggiunto tutti gli obiettivi che ci eravamo prefissati. È rimasta forse una casella libera. Vediamo che cosa succede. Mario Volano, Vivicentro, per il direttore Rubino, quando è arrivato a Castellammare in rosa c'erano solo 13 calciatori. Sotto la sua direzione la rosa è stata raddoppiata di numero. Tra tutte le trattative che ha intrapreso, qual è quella che le ha dato maggiore soddisfazione e se c'è il rammarico per non aver portato a termine qualcuna in particolare che magari è sfumata per vari motivi? No, le operazioni, le trattative quando vanno a buon fine sono tutte piacevoli
e ben vissute. Logicamente non ritengo che oggi un giocatore sia meno importante di altri, perché abbiamo fatto delle operazioni veramente che tanti ci hanno un po' invidiato, perché certi giocatori li avrebbero volute prendere tante squadre concorrenti del nostro girone. Quindi un po' per tutti sono veramente contento. È normale che la più faticosa è stata l'ultima, quello è fuori discussione. Riuscire a portare un attaccante importante, una squadra così importante, non è stato semplice. Le variabili erano tante, non tutti sono predisposti o disposti a venirsi a giocare un campionato, una piazza così bella, avvincente, calorosa, però devo dire che Eusepi ha risposto con rabbia e con voglia di venire qui, la rabbia per altri motivi che non ci riguardano, invece con grande determinazione e passione per poter fare una stagione importante qui. È stata abbastanza dura. E l'avvocato Toro, le difficoltà economiche di un campionato povero di introiti, quali sono state e soprattutto tuttora ancora troppo ricco di lauti stipendi, Bruno Di Martino, Informa Città. Infatti è quello che noi abbiamo ereditato quando è terminata la scorsa stagione, no? Abbiamo ereditato, avevamo solo 13 elementi in rosa, però abbiamo ereditato contratti importanti che provenivano dalla stagione della Serie B, e in questo senso abbiamo fatto un grande lavoro anche con la proprietà e anche grazie ai ragazzi. Io devo ringraziare Tonucci e Bentivegna in modo particolare, perché hanno dimostrato a me, alla proprietà, al direttore, di voler rimanere a tutti i costi a Castellammare, anche accettando sacrifici economici non indifferenti e rinunciando a parecchio. Questo ne va dato atto a questi due ragazzi che per me sono splendidi e sono frutto dello spirito della Juve Stabia. Attaccamento alla società, attaccamento a questi colori, attaccamento alla città. Quindi grazie a loro e gli auguro veramente di fare una stagione splendida, straordinaria. Per il direttore Rubino, c'è qualche sogno irrealizzato in questa sessione di mercato appena terminata? Quanto è stato complicato, per esempio, portare Eusebio alla Juve Stabia, di cui parlavamo in precedenza, Natale Giusti, Vivi Cinto? Ma si punta sempre in alto quando si fanno le valutazioni di mercato, o più in alto. È normale che qualcosa di diverso mi sarebbe sempre piaciuto fare. Poi, ripeto, il mercato è così variegato, così complicato, che non sempre ci si può riuscire. C'erano diversi obiettivi, la concorrenza nei reparti era alta, nei reparti offensivi, ma ripeto, quello che era il nostro obiettivo principale, ma penso che non so da quanti mesi, due mesi, la proprietà, ancora prima di me, il direttore, cercavano di spingere per portare Eusepi qui, quindi è stato quell'obiettivo che ci fa ben sperare, perché era la prima e assoluta scelta. Attenzione, non perché il ragazzo non volesse venire a Castellammare, perché comunque, ma si erano innescate altre dinamiche che per un motivo o l'altro, dinamiche che poi ci hanno visti protagonisti anche all'ultimo minuto di mercato, perché insomma nelle ultime battute qualcosa si stava inceppando e siamo stati fortunati, ma è stato frutto della determinazione, della volontà della proprietà, mia e del direttore. Abbiamo fatto un salto importante e sono contento che sia venuto Umberto Eusebi, che è un ragazzo tra l'altro splendido, un professionista importante. Domenico Ferraro, Gazzettino Vesuviano, per l'avvocato Todaro. Andiamo sulle curiosità economiche, se può dircelo. Facendo un rendiconto finale del mercato, si è in attivo, passivo, pareggio in base alle varie operazioni fatte in entrata e in uscita, e quanto costa quest'anno la squadra come ordine di grandezza nella gestione economica? Allora,
Ovviamente sono dei numeri che non posso dire perché è anche una questione di riservatezza nei confronti della proprietà, anche se poi... Allora, devo, ma lo ha detto anche il presidente Andrea Langella, quest'anno abbiamo fatto, ritengo, che abbiamo fatto un lavoro eccezionale, un lavoro di squadra importante, frutto anche della costanza dell'impegno dei tanti della mia squadra, no? Del dottor Persico, di Rovallo, dell'ufficio stampa, di Pino Di Maio. Abbiamo fatto un lavoro importante, un gioco di squadra importante con la stessa proprietà. Siamo riusciti, secondo me, a ottenere un risultato economico-finanziario importantissimo. Abbiamo di gran lunga rispettato i parametri finanziari rispetto all'anno scorso e ritengo facendo una squadra, secondo me, di grandi prospettive e di grande valore. Quindi all'attività economico-sportiva della società io dopo questo mercato do 10. Per il direttore Dubino, Davide Soccavo, Sabbia Channel, si è parlato tanto di un possibile arrivo di Aldemagni e di un biennale offerto all'ex Modena. Qual è stato l'epilogo della trattativa? Ma ripeto, non, nel mio carnet di attaccanti ce ne erano diversi. Normale che nelle strategie magari potevano arrivarne anche due, se nelle dinamiche economiche ci potevano stare, ma non era, non lo so perché gli addetti ai lavori, la stampa, si erano incastrati o avevano puntato un unico giocatore. Io non penso di aver mai fatto nomi, sono nomi che sono usciti per frutto del lavoro dei giornalisti o quello che hanno voluto credere fosse il nome, ma non penso da me sia mai uscito il nome di Matteo Aldemagni, che io abbia avuto un contatto, l'ho avuto con tanti, ma non era detto che era il mio obiettivo. Ci sono delle strategie in cui a volte, io penso siano usciti nomi diversi, non solo Aldemagni, per ciò che riguarda il reparto offensivo. Quindi sono anche strategie, dinamiche che non sto qui a raccontare, ma a noi va bene così. Ringrazio l'avvocato, ha dato secondo me un voto troppo alto, ma vuol dire che è di grande fiducia e grande speranza. Sono contento anch'io del lavoro fatto, non so dove potrà arrivare questa squadra o cosa potrà fare, ma so per certo che abbiamo messo su un organico di uomini, di giocatori che insieme possono coesistere, stanno bene e hanno grande fiducia, grande spirito. Però voglio dire una cosa, ho dato questo voto per quale motivo? Perché la Juve Stabia è una società che fa squadra fuori dal campo e in campo, e questo per me è un elemento essenziale per poter ottenere qualsiasi risultato. I risultati tecnici, i risultati economici sono figli e frutto esclusivamente del gioco di squadra, del lavoro di squadra, e noi siamo una squadra, e lo dico con orgoglio, siamo una squadra fuori dal campo, una squadra con la proprietà, con l'area tecnica, con l'area stampa, con l'area amministrativa. Siamo una grande squadra con tanti professionisti, è una squadra in campo, perché devo essere sincero, io ad Andria mi sono divertito, ho visto ragazzi con grande spirito di sacrificio, con grande impegno, quindi per me è 10. Per l'avvocato Todaro, Giuseppe Amato, adesso del calcio, oltre al mercato e generalizzato contenimento dei prezzi, come aveva già annunciato il club, saranno previste iniziative dedicate a tutti coloro che hanno sottoscritto la Fidelity Card nella scorsa stagione? Lo faremo in questi giorni, ne parlerò con la proprietà, vediamo un attimo di poter dare un piccolo premio a chi c'è stato sempre a fianco, quindi a chi all'epoca ha sottoscritto la Fidelity Card.
Il direttore Rubino, nel dettaglio il ruolo di Gioli di Scaccabalozzi, può rappresentare un'alternativa sia per la tre quarti che per la corsia di destra a difesa in attesa del recupero di Todisco? Jacopo è un ragazzo intelligente, ha questa capacità di adattamento e quindi per l'allenatore penso che sia solo un vantaggio. La stagione è lunga e quindi lui sicuramente per questa sua dinamicità può darci una mano in qualsiasi ruolo il mister ritenga. Todisco è un ragazzo che giovane, aspettiamo, farà parte di quel gruppo di under che noi riteniamo di grande prospettiva. Ha avuto un piccolo problema che spero sia arrivato ormai a risolverlo, e in campo sta correndo, magari aveva bisogno ancora di 10-15 giorni, non lo so, però sarà presto con noi e potrà essere anche lui un valore. Ultima domanda, sia per l'avvocato che per il direttore: dopo aver rinnovato i contratti di Russo e Lazzari e dopo aver aggiunto l'ingaggio di Sarri, la Juve abbia accolto un altro portiere, Pozzer. Le chiedo quindi dunque se uno dei primi tre non abbia convinto pienamente mister Novellino e come si intende gestire la rosa dei quattro portieri. No, è stata fatta una valutazione complessa perché abbiamo avuto delle difficoltà Covid, abbiamo avuto dei problemi di rischio infortuni e quindi ci siamo trovati in un momento di indecisione e valutazione. Il nostro percorso non cambia, nel progetto giovani fanno parte anche la rosa dei portieri. È un'esigenza, abbiamo dei portieri di valore, Pozzer addirittura è un portiere di proprietà, quindi nell'operazione complessa che si è fatta con l'Inter siamo riusciti a prenderci anche un valore, quindi oggi siamo contenti. Ma soprattutto un'operazione fatta in prospettiva, perché poi Pozzer è un giovane, quindi non è stata fatta un'operazione così per riempire una casella, assolutamente, è stata fatta un lavoro di prospettiva, così come stiamo facendo con tanti ragazzi. Può essere un 2001, sì. Quindi ce lo troveremo per il futuro, no? Ricordo che abbiamo sempre il nostro prodotto del vivaio che è alla Sampdoria in prestito, il 2002, Esposito, Sarri, Russo che è di Castellammare, che per noi fa parte della famiglia. Lo vedremo tutte le cose, insomma, in futuro vedremo che cosa succede, però sono state tutte fatte operazioni di prospettiva, relative a una progettualità sportiva. Avvocato, so che vuole aggiungere qualcosa in chiusura. Volevo fare dei ringraziamenti a Giuseppe e ad Andrea Langella, al presidente Andrea Langella, per la pazienza, per la passione, per l'impegno e per gli sforzi fatti. È stato un periodo in cui abbiamo prospettato diverse esigenze e la proprietà con grande spirito, con grande pazienza ha accolto le nostre richieste. Fortunatamente siamo riusciti a far coincidere, a far collimare il budget con valori tecnici, però non volevamo non ringraziare la proprietà per tutto quello fatto e soprattutto per la pazienza che ha dimostrato con noi. Grazie ancora. Grazie a tutti.